l'amore, la ragazza che ti piace, che non vedi. Sono piccole cose che è difficile affrontare. Lei ci riesce, ma io non riesco a far emergere qualcosa di veramente importante in mezzo a queste cose. Lorena riesce a trovare anche nel dolore la felicità. Poi è bellissimo il passo del racconto in cui lei dice sono preoccupata per il compito di Greco, veramente il giorno dopo è incredibile quella cosa. Cioè io in quel momento già non penserei al compito di Greco, non fischierei proprio il compito di Greco. Invece lei va avanti. Una gamba, la prima cosa che ha fatto si è messa a correre con la protesi, cioè io a momenti se ho un mal di gambe sto già a piangere così, ah che disgrazia proprio. Ci insegna anche ad avere fede, che è una cosa difficilissima, magari ad avere la fede che ha avuto Lorena. Dal mio punto di vista, essendo ateo, si tratta di un personaggio molto interessante. Personaggio che ha avuto una forza notevole, ha preso determinate scelte in un certo momento e molto giovane nella propria vita e le ha portate avanti fino alla morte. Comunque, nella situazione fisica in cui si trovava, lei si è dedicata in parrocchia, ha cominciato a vivere la vita della parrocchia, si è occupata del gruppo della Cresima, è stata, diciamo, la ragazza che seguiva maggiormente gli altri ragazzi e cercava sempre di dare una parola anche di conforto nei momenti di difficoltà. Lei che forse era invece la ragazza che doveva essere aiutata di più. La cosa bella che ci ha lasciato è il fatto che lei ha iniziato a testimoniare e ci ha fregato pure a noi, perché noi qual è lo scopo di questo spettacolo? È testimoniare, far conoscere il dolore che ha vissuto. Lei nel testamento dice appunto che nel momento in cui ci sarà il funerale, dice non dovete piangere per me, dice questo non è un momento di lutto, dice ma dovete cantare e dovete rallegrarvi. Ecco, questa secondo me è la grande forza d'animo di Lorena. Penso a quando un lunedì mattina di ottobre, visto che la festa dei ragazzi per l'inizio dell'anno catechistico veniva fatta la prima domenica di ottobre, e allora ogni volta che ci incontriamo, che ci incontravamo, lei aveva sempre quel sorriso gioviale, quell'allegria, e quell'anno venne scelto, Lorena era uno dei capisquadra, e come fil rouge sulla falsariga dei giochi senza frontiere che si facevano in televisione, era stato scelto che i ragazzi, dopo un percorso ad ostacoli, con una torta, diciamo, ma con la schiuma da barba, dovessero arrivare alla fine del percorso e cercare di centrare il maggiormente possibile il catechista sul viso. Che non abbiamo fatto altro che ridere, ma ridere piacevolmente, allegramente, e lei era così entusiasta, così contenta, che quando rideva si muoveva, si agitava. Il ragazzino la centrò in pieno, nonostante avesse un telo di plastica che per coprirle gli abiti, però si sporcò completamente. Quando raccontavo ai miei figli piccoli che vedevano una fotografia a casa di mia madre nella mia cameretta, mi chiedevano chi fosse questa ragazza che stava incorniciata. Lorena me la ricordo come una ragazza normalissima, senza complessi, pure a 15 anni ti viene, no? Un po' il problema, non so, gli occhiali da vista, una mia amica aveva il problema degli occhiali, l'apparecchio ai denti, i brufoli in faccia sembra siano un'angoscia. Io raccontavo, era un'amica di mamma che aveva una gamba di legno e ai miei figli questo particolare li colpiva tanto, erano piccolini. Tante volte la sera ci racconti di quella ragazza che aveva la gamba di legno e facevano come camminava e loro saltellavano su un piede. Lorena abitava qui, proprio in questa casa qui, dietro alle mie spalle, e io in maniera particolare ho un bel ricordo di lei, che risale agli ultimi giorni,
e a questa fermata qua. Nel posto solito dove ci vedevamo, che era il suo salottino qua a casa sua, lei teneva un po' dei piccoli convegni, perché c'era sempre la fila, una volta ci andavo io, una volta ci andavo un'altra. E lei, ecco, non è che dicesse chissà quali consigli o ci facesse chissà qualcosa, ma questa capacità di ascoltare. Questa stanza era l'angolo preferito di mia figlia, di Lorena, e ci si metteva sempre con tutti gli amici quando venivano a trovarla, e si chiudevano sempre qui dentro, e io veramente mi mettevo a spiare dietro la porta. Dicevano, però non riuscivo mai a sapere niente e a vedere niente, perché loro, ecco, mi cacciavano sempre via. A mezzogiorno, quelle che potevamo andare, non sapevamo suonare nessuno la chitarra, non sapevamo cantare, quindi come l'animavamo questa messa? Se sbagliavamo qualche... Io non suonavo, cantavo, però un po' stonatella, un po' sbocciata. Se sbagliavamo qualche accordo, se sbagliavano, cominciavamo a ridere. Era lei, diciamo, l'animatrice e l'organizzatrice principale, perché lei era quella che sapeva suonare di più la chitarra, era quella che sapeva i canti, e quindi ci organizzavamo con lei per queste cose. Mi ricordo Lorena che un giorno, per esempio, io stavo sull'altare animando la messa, ho fatto la presentazione alla lettura, e invece di leggere la lettura mi sono girata e ho cominciato a scendere due gradini. Certo, a ripensarci adesso, tutte le domeniche praticamente noi ascoltavamo due messe, che non so come facevamo, insomma, però... E lei mi ha fatto segno. Ah, in chiesa, io ho detto, oddio, devo leggere, sono risalita, e loro hanno cominciato a ridere. Io con la coda dell'occhio leggevo e vedevo Lorena e altre che suonavano, che ridevano. Io avevo 12 anni, quindi lei ha 3-4 più di me. Stavo, non lo so, avevo dei pensieri, ero forse triste, forse avevo qualche problema, non ricordo bene cosa. Lorena non aveva una gamba, era la fine della sua vita e lei lo sapeva. Ciononostante ha vissuto ogni giorno della sua vita dando un senso. E a Lorena, appena mi vide, mi incoraggiò subito, mi disse, sa, dai, su, forza Emanuela, coraggio, vai avanti. Soprattutto per le persone che vivono delle sofferenze e che, potendosi rispecchiare in una persona come Lorena, possono dare un senso alle loro sofferenze. Non sapevo, non ricordo bene cosa mi succedeva in quel periodo della vita. Però mi rimase impresso il fatto che lei a prima vista aveva capito che c'era qualcosa in me che non andava, che forse ero triste, che c'era qualcosa, e subito mi ha incoraggiato. Lei, che doveva essere incoraggiata da me, ha incoraggiato me. Questa sono io, una ragazza di 16 anni, con tante esperienze alle spalle, che i casi della vita hanno maturato forse troppo in fretta. Fino a 3 anni fa la mia era un'esistenza che il mondo definisce normale. Correvo, giocavo, vivevo. Poi è successo qualcosa. Qualcosa che mi ha fatto capire quanto fossero futili tutte le cose che avevo fino allora fatto. Qualcosa che mi ha fatto capire che c'è un qualcuno più importante di tutto e di tutti. C'è il mio Dio.
e durante la preghiera sembrava quasi come se, non dico estraniarsi dalla preghiera stessa, ma essere assorta nella preghiera. Quasi, non dico un grido, ma veramente un abbandono nelle mani del Padre. Il suo rapporto con la preghiera fosse veramente uno di quei rapporti molto intimi, molto particolari. Molte volte la si trovava in cappella a pregare. Ricordo una domenica pomeriggio, ci eravamo messi d'accordo tutti insieme per andare al laghetto dell'Eur, così per fare una passeggiata, una delle tante domeniche in cui uscivamo tutti insieme. Ricordo che una volta addirittura giocò a pallone con noi, no? Si scherzava, si rideva, lei si mise in mezzo e giocò a pallone nonostante il suo handicap fisico. Ci fermarono i controllori. Lorena, non so come, riuscì a prendersi il mio biglietto. Ha fatto vedere il suo, è scesa dall'autobus e io sono rimasta sull'autobus che cercavo il biglietto. Cioè la sua amicizia non era l'amicizia di noi ragazzini che scherzavamo, che ci facevamo gli scherzi o che, non lo so, si stava insieme solo perché c'erano particolari interessi, no? Ma ricordo che lei sghignazzava a più non posso da sotto guardando dentro l'autobus e capì che era uno dei suoi tanti dispetti. La sua amicizia era invece un'amicizia vera, amicizia santa, cioè quella che la portava a soffrire per il suo amico, nonostante poi, ripeto, la sua età, no? 16 anni quando è morta. Io, sacerdote, religioso, monaco da tanti anni, riesco, avendo tutto a disposizione, possibilità, riesco a stento a camminare nella via della santità. E lei invece, in pochi anni, vivendo nel mondo, accettando e soffrendo tutta la malattia con coraggio e generosità. Questo fatto mi ha dato interrogativi molto profondi e mi ha fatto riflettere che la semplicità di Lorena è convincente. Quello che faceva, in tutte le cose che faceva, nel teatro, nelle varie attività insomma che svolgeva, voleva sempre coinvolgere. A Carnevale con Lorena si preparava, con Lorena, con Emilia, con Lorena, Silvia, Domenico, si preparavano degli spettacoli, si cercava di sdrammatizzare un po' il nostro parroco perché era un po' un tipo duro. Gente mia, gente, fratelli, voi dovete, e il nostro tenuto iniziava sempre la messa con calma, come si muoveva qualcuno, tu, ragazzino, torna al tuo posto. Io non riesco a capire come Lorena riuscisse a avere quella forza, quella gioia, fino all'ultimo momento. C'era qualcosa di grande che l'aiutava. Treno speciale per Lourdes in partenza dal binario 6. Treno speciale per Lourdes in partenza dal binario 6. Quando siamo partiti, sicuramente io e Lorena avevamo delle aspettative diverse. Mentre per me era la prima volta che partivo senza i genitori e quindi ero felice di affrontare un'esperienza da sola, Lorena era molto presa dalla parte spirituale. Io ho vissuto questo viaggio come se tutto mi scivolasse addosso, senza cogliere quasi niente, direi. È come se di quel viaggio avessi solo assorbito delle sensazioni per riviverle magari a distanza di 20 anni. Durante il viaggio parlavamo di quello che sarebbe accaduto, di che cosa ci aspettava, che cosa avremmo voluto vedere. E poi quando siamo arrivate lì... E questa immagine mi ricordo sempre, noi che camminavamo, che facevamo questi lunghi percorsi a piedi per arrivare nei vari posti dove dovevamo andare, e poi a un certo punto puntualmente ci giravamo e vedevamo lei dietro di noi che camminava affannosamente, sudata e senza mai chiederci niente, sempre... sempre tranquilla, sicura. Lorena è stata subito presa dall'ospedale che costeggiava il viale, che
portava alla cattedrale. Si offrì di accompagnare un ragazzo, credo, che stava su una sedia a rotelle, per fargli visitare la cattedrale. L'esperienza di Lourdes, a differenza di tutte noi che trovavamo il tempo per lamentarci, stancarci, ridere, Lorena l'ha vissuta proprio in modo intenso, in modo particolare. Quello che ho sperimentato lì a Lourdes è stata la forza di Dio che si manifesta nella debolezza umana. Lorena riuscì a fare la Via Crucis, la fiaccolata, non si perse neanche uno di quei momenti spirituali, mentre io stavo sempre seduta in un angoletto perché non ce la facevo a seguire questo ritmo di Lorena. Ho una fotografia dove si vedono le tre croci grandi e un gruppo di noi sta fermo davanti alla croce in piedi. L'unica che si è inginocchiata, almeno in quel momento, nell'attimo in cui chissà chi ha scattato quella fotografia, è Lorena. In alcuni momenti, quando lei credeva di essere sola, cadeva un profondo silenzio dentro di lei. Forse erano quelli i momenti in cui Dio comunicava con lei, Maria comunicava con lei, momenti in cui sicuramente lei cominciava a percepire quello che sarebbe stato il suo futuro. La festa di carnevale è iniziata senza Lorena. Lei è arrivata una mezz'oretta dopo, anzi non eravamo sicuri che venisse. Mi ricordo che le ho aperto. Aveva un vestito di panno da marinaio, molto pesante. Quindi quando lei è arrivata era già abbastanza affaticata, aveva il fiatone per via delle scale, della malattia, per tutta una serie di altre cose. Però quello che veramente mi sconvolge è che noi non abbiamo veramente mai capito quanto stesse male. Lei dopo un mese è morta. Infatti mi ricordo anche questo episodio del padre che aveva uno sguardo veramente triste. Anche a lui fui io ad aprire la porta e mi ricordo che si trattenne un pochino con i miei genitori per lasciare un altro po' Lorena con noi e poi la portò via. E quella fu l'ultima volta che io ho visto Lorena in piedi. Perché quando uno sta male, male veramente, non va alle feste, non va da nessuna parte. E dal momento che lei invece abbia voluto partecipare, dopo aver più volte detto di no sia lei anche i genitori, ecco, io penso che l'abbia fatto per noi. Lorena amava la vita, non è vero che era una ragazza, come magari si può pensare, siccome era una ragazza disabile perché non aveva una gamba, una ragazza triste, una ragazza noiosa, una ragazza pesante. Lorena non era così. 3 anni fa, a causa di un tumore osseo, mi è stata amputata la gamba sinistra. Questo è il fatto che io ritengo più importante, oltre che più felice, in tutta la mia vita. Da quel giorno ho capito che non era gioia correre, che non era gioia saltare, che non era gioia in qualche modo imporsi ai danni di altri. No, non era questo. Era gioia il vivere con te, Signore. Una delle ultime volte che ho visto Lorena fu quando lei tornava
da una visita che aveva fatto da un medico con la sua famiglia, passò qui davanti alla chiesa con la macchina. Noi eravamo raggruppati tutti quanti come al solito, la sera ci si vedeva qui, si stava insieme. E ricordo quell'espressione che aveva, era un'espressione felice, gioiosa, ma allo stesso tempo triste, sembrava quasi dire questa è l'ultima volta che vi vedo e adesso vi saluto, no? Però allo stesso tempo era felice, secondo me, e credo che se, capisco oggi almeno, insomma, che avesse già la consapevolezza che dovesse morire. Lei una volta addirittura mi accennò anche che aveva scritto il testamento e io la presi un po' in giro, dicevo, ah, che si è scritto il testamento, ma che cosa aveva pensato a 15 anni, chissà quando moriremo. Stanza io, mio marito e Lorena. E Lorena stava molto male, malissimo, e premetto prima di tutti che io, ecco, non avevo accettato la malattia di Lorena e pertanto mi ero ribellata alla Chiesa e soprattutto mi ero ribellata a Dio. Con Lorena, quando si è accorta forse che erano gli ultimi istanti della sua vita, mi ha fatto cenno di poggiarmi, di mettermi seduta dietro di lei, dietro la sua testa, e appoggiato la sua testa sul mio braccio, e lì ha mandato l'ultimo respiro, diciamo. E posso dire che quando in questo attimo io ho sentito dentro di me un qualcosa, che non so dire che cosa. E allora penso che in quel momento veramente è stata veramente la mia conversione verso il Signore. Era un sabato intorno alle 2:30, questa amica comune, c'era il sole e questa amica comune la vedo uscire di nuovo di casa, eravamo appena arrivate a casa da scuola, la vedo uscire di nuovo e questa cosa mi insospettisce un po', allora le chiedo dove stai andando, lei mi dice è morta Lorena. Di sabato mattina, non mi ricordo che lezione avevo, e un ragazzo così a bruciapelo mi ha detto povera Lorena, però se ci pensi non se lo meritava così giovane. Quando andammo nella sua casa a visitare la salma, se così si può dire, ci accorgemmo che lei non era là, che praticamente era già volata in cielo. Aveva in mano un fiore, scusate se parlo sempre di fiori, era lo stesso fiore che l'aveva accompagnata nel primo incontro con Gesù, una calla bianca. E abbiamo trovato Lorena in cameretta. Mi ricordo, era presto, era di mattina, verso le 8, la mamma stava ancora con la vestaglia e io sono scoppiata in un pianto a dirotto perché avere davanti quella statua, toccarla, sentirla così fredda, mi sembrava proprio di vivere un sogno, non poteva essere possibile che Lorena, così viva, così giovane, stesse distesa. Con la sua morte ho scoperto un'altra Lorena, a cominciare dal vederla sul letto di morte, una ragazza con i jeans, con un maglione, a sentire per la prima volta, a leggere, anzi non a sentire, perché quando sono arrivata davanti a casa di Lorena suo fratello immediatamente mi ha fatto leggere il testamento, una delle poche fotocopie che erano riusciti a fare. E quel giorno venne con me una ragazza di questa borgata, di cui non faccio il nome, che era molto lontana dalla fede, che anzi aveva avuto anche dei momenti molto brutti nella sua vita, forse esperienze molto negative, che si presentò con un biglietto e chiese ad Alba se poteva metterlo nella tasca di Lorena. Portava jeans, come di solito soleva fare lei, con molta semplicità ma con molta dignità, e la madre le disse di poterlo fare, ma io gli chiesi a quale scopo.
perché lei sicuramente parlerà di me al suo addio. Poi ricordaci quel funerale, no? Questo funerale è diverso, se vogliamo, dagli altri, vissuto da tutti quanti con una grande commozione, ma anche con una forte consapevolezza che Lorena era in paradiso. Ricordo bene il funerale, che fu una festa, tantissimi canti, tantissima gente, era pienissima la chiesa, anche fuori. E io mi ricordo che mi sono fatta tantissimi pianti e ricordo la mamma e il papà che invece, ubbidendo a quello che aveva chiesto Lorena, che non dovevano piangere, non versarono una lacrima, almeno lì in quel momento del funerale. È vero che ci sono state tante lacrime, ma non erano lacrime di disperazione, erano casomai lacrime di liberazione, erano lacrime di rivitalizzazione per tutti quante. Mi ricordo anche questo senso di festa, di quando siamo andati a prendere la bara e poi in processione l'abbiamo portata in chiesa, il gruppo era tutto presente. Mi piace ricordare quella frase di Lorena che dice: è la fine dell'inizio, cioè tutto comincia. E mi piace ricordare la stessa frase che forse avranno provato coloro che hanno visto il sepolcro vuoto, no? E avranno pensato: la morte ha posto ormai fine alla vicenda di Gesù, come la morte ha posto fine alla vicenda di Lorena. Non c'era affatto il senso di disperazione, ma c'era il senso di vita. Cioè, la vita è bella, la vita va vissuta, e questo è quello che lei ci ha lasciato detto. La morte di Lorena ha dato inizio a tante cose belle che magari si sono viste a distanza di anni, magari si stanno vedendo adesso, forse più che prima. Ho capito che la cosa più importante era vivere d'amore, vivere per amore, vivere con amore. Solo così si può cambiare il mondo, solo amandolo per quello che è, amandolo come è. Mi sono stati molto vicini e mi hanno amato come Cristo amò. I fratelli di una comunità di catechisti, i miei veri fratelli, i miei dolci fratelli. Devo a loro la gioia di vivere, la gioia d'amare, la gioia di dire lode a te, Signore. Esattamente la normalità è molto molto difficile, perché la normalità ti mette a nudo tutto quello che sei. E Lorena ha vissuto il normale esattamente perché l'ha vissuto in pieno. Lei in ogni cosa ci metteva tutta se stessa. Lei, pur avendo avuto soltanto 16 anni, sapeva già che cosa voleva nella vita, aveva le idee chiare in fatto di fede e in fatto di priorità. È stata santa nella sua vita quotidiana, con le sue difficoltà. E, è vero, tante persone dicono che non ha fatto niente di particolare, però ha vissuto una difficoltà quotidiana, costante, una difficoltà fisica, ringraziando Dio di questo. E questo non è facile. Il trovare in una persona giovane
la voglia di vivere, la gioia di vivere nonostante la malattia, e il fatto di essere quello che si è, non il sembrare. I due ricordi fondamentali sono sicuramente la speranza, che ha contraddistinto tutta la sua breve esistenza, la stessa speranza che ha trasmesso a me, a Simona, al caro papà a cui lei era particolarmente legata, e a tutta la famiglia. Ricordo non tanto il giorno della sua morte, quanto il giorno dopo, il nostro ritiro a Vermicino, perché era la normalità, era ciò che in noi comunque si era innescato, per noi era tutto, era una vita che andava avanti. Vermicino fu l'ultimo incontro proprio dopo la morte di Lorena, e la domenica era un ritiro già preventivato, già progettato, e non sapevamo se farlo o non farlo, perché eravamo un po' tutti scossi e un po' rattristati da questa morte. Abbiamo capito che dovevamo seguitare, dovevamo proseguire nel cammino. E quindi qui fu quasi il nostro cenacolo, fu quasi l'inizio per proseguire ancora, andare avanti. Se capitasse a me una cosa del genere, come reagirei? Quindi lei ha avuto questa forza di capirlo, che non è facile, che tutti diciamo, adesso purtroppo mi si avvicina il tempo, lei lo capì a Lourdes, e fu ancora più forte la sua fede in Dio, perché capiva che era giunta il momento della vita eterna. La cosa più bella è che Lorena riesce a farlo aiutando gli altri, e invece quello che a me dà fastidio è che io non riesco a aiutare neanche me stesso, cioè questo è il problema. Sì, ma sei felice di fare del bene, insomma. È ovvio che tu sia felice di fare del bene. Però sei felice di fare del bene nella vita tutti i giorni, non puoi essere felice di smettere di farlo nel momento in cui muori, insomma. Ma sai che comunque quel bene che hai fatto nella vita di tutti i giorni rimarrà. Cioè, come è, memoria, testimonianza. Rimarrà comunque, anche se tu non ci sarai più. Non è un minimo di felicità, sì, diciamo. È un massimo. Sì, lei ha raggiunto la felicità. È felice. Felice nelle azioni quotidiane, nell'aiutare gli altri, nell'andare a scuola. Nel festival.